Il Lumezzane anticipa sabato al Saleri la gara di campionato con il Portogruaro. Dopo il successo per 2-0 in casa della Triestina, non è cambiata di fatto la classifica delle ragazze di Nicoletta Mazza, visto che sia il Bologna sia il Merano hanno messo a frutto il loro turno casalingo, superando Venezia e Centro Le Boschi. Contro la Triestina, il Lumezzane ha faticato per un tempo a trovare il bandolo della matassa, pur iniziando la gara con il giusto piglio. Le occasioni sono arrivate soprattutto su situazioni da calcio d'angolo, con Redolfi nelle vesti di propiziatrice. Il gol è però giunto in avvio di ripresa, quando il Lumezzane ha beneficiato di un calcio di rigore per l'intervento con le mani in area di un difensore della Triestina. Roberta Picchi non si è fatta pregare per infilare l'1-0. In seguito anche Ronca e Paris hanno avuto due buone opportunità, ma c'è voluta ancora Picchi al 22° centro stagionale per mettere in cassaforte il risultato quasi allo scadere. Dopo la gara di sabato con il Portogruaro, il campionato si fermerà la settimana prossima, ma il Lumezzane sarà ugualmente in campo, dovendo affrontare la gara secca dei quarti di finale sul campo dello Spezia. Il sorteggio ha infatti deciso che ancora una volta le rossoblù saranno costrette a giocare in trasferta. Chi è Giulia Rodolfi? Sono una ragazza di 25 anni, gioco a calcio da quando sono nata e nella vita privata lavoro come la maggior parte delle mie compagne e il calcio è una mia grande passione. Il sogno? Come quello di tutte le calciatrici, quello di arrivare in nazionale maggiore un giorno e continuare a seguire questa mia passione che mi diverte tanto. Oltre al calcio c'è qualche altra passione? Passione delle moto e viaggiare, leggere libri, solite passioni che hanno. Il campione preferito? Zlatan Ibrahimovic. La squadra del cuore? Milan. Assolutamente. La canzone? Vedo qualsiasi canzone di Tiziano Ferro. Il film? Blow. In vacanza dove? O a Bangkok in Thailandia o in California. Social. TV, giornali o social? Lume perché? Mi ha convinto il progetto e oltretutto la maggior parte sono le mie vecchie compagne che c'erano al Corte Franca, quindi ero sicura di trovare un bellissimo gruppo.